Dopo il 4-3 dell'andata si attendeva calcio spettacolo nel confronto tra Grifone e Urbetevere, le due regine del girone Under 15 Elite. Così non è stato, perché la posta in palio era il primato del girone, consolidato matematicamente dai ragazzi di May in una partita giocata sui nervi e sulla fisicità delle due squadre. Primo squillo della capolista al minuto 2. Molina recupera palla e serve lo bianco che ci prova dal limite, destro troppo debole per il pensieriere Serban. Risposta a Grifone che arriva al quarto d'ora, destro a giro dei Paliotti servito sulla corsa. Buona la risposta di Muscioli che si allunga sul secondo palo. Ritmi che non decollano e l'Urbe ci prova da palla inattiva. Cross perfetto di Lobianco per Liotta che svette in area completamente solo ma la schiaccia troppo, senza dare la giusta potenza. Sul capovolgimento di fronte Paliotti si inventa la giocata che mette in porta Fiorentini, ma il 7 a tu per tu con Mussoni non riesce a capitalizzare il possibile vantaggio. Sul finire di tempo Petrassuolo prova a smuovere le acque ma il tiro dalla distanza è una telefonata per Serban. Ripresa che si apre con l'intervento in area sullo bianco, arbitro che però interviene solo per ammonire l'11 giallo-blu, reo di aver simulato. Due minuti dopo Mancini prova a scardinare la difesa avversaria con un destro da distanza proibitiva, palla di poco sul fondo. Continua a costruire l'Urbetevere, combinazione al limite dell'area tra Recchi e Lobianco con l'11 che conclude male strozzando il piatto destro. Si rifà vivo il Grifone al minuto 17, scala, raccoglie da 20 metri, ci prova di prima intenzione. Blocca Muzzoni. Partita che sembra destinata al pareggio a reti inviolate, ma un minuto dalla fine ci pensa Molina a far esplodere il settore ospiti con la zampata decisiva che consegna 3 punti e vittoria del girone, ragazzi di Marco May. All'ultimo respiro D'Alessandro ha l'opportunità del pareggio, controllo e tiro da antologia, ma il pallone finisce incredibilmente alto. Al triplice fischio scatta allora la festa Urbetevere, che dopo un girone dominato può esultare meritatamente, mandando un messaggio diretto a tutte le altre pretendenti per la vittoria del titolo regionale.